Eccoci qua sulle scale. Si sta mettendo un'armatura? Un mantello addirittura. No case. La lavatrice. Eh sì, la lavatrice stava qui. È quello che noi siamo venuti per la lavatrice. No, lo so, nel senso sto pensando che sia l'ultimo boss a sto punto, cioè che siamo arrivati alla fine. Non lo so. Si sente un supereroe. C'è uno spallaccio fatto di banane. Se siamo arrivati alla fine ci siamo persi fin troppi puzzle. Decisamente. Ai Donkey Kong non mi fai nulla. Ma il doping gli ha dato quella spinta in più. Lui è innamoratissimo ormai. Oh mio Dio. Quella cosettina fatta con il sedere è stata abbastanza inquietante. Guarda! No, ma perché farlo arrabbiare ancora di più? Oh, perché sono Rabbit, sono cattivissimi, infamissimi. Mega Rabbit Kong, più grande, più forte, più tonto. Tonto? Guarda il vecchietto. Sconfiggi il boss. Ok. Presumibilmente. Oh, TNT. TNT. TNT, allora. Vedo uno scudo lì. Vedo un link tra la vasca e Donkey e Rabbit Kong. Quindi probabilmente dobbiamo prima levare. 3000. Bisogna vedere quanti danni faremo con queste. 500 danni. 500 danni. Lancialo con attenzione. Sono 2000. Sono 2000, quindi dobbiamo. Poi fargli 1000 danni noi. Ok. L'unico problema è che in questa partita credo che puntare sui danni sia un po' sciocco. Sia un sciocco perché i danni verranno dai barili, quindi dobbiamo assicurarci di essere molto veloce a camminare. Lui è veloce. Lui in verità tanto veloce comunque non sarà mai. No, siamo messi bene. Va bene, dai, proviamo. Magari potenziare qualcosa, non lo so. Ho sempre paura delle boss fight. Sì. Allora, Donkey Kong è l'unico che può prendere i balili di TNT. Quindi, quanto danno ci fa questo bestione? 100 danni. 100 danni sono tanti. Però un uppercut, quindi forse è ravvicinato. Mette 30 danni con la banana. Magic Baba Wanaknara. Oh mio Dio, non riuscirei mai a pronunciarlo. 30 danni, quindi Magic Wanaknara. Vabbè. Magic Baba Wanaknara. Vabbè, ok, quello là. Quello là. D'accordo. Torniamo al combattimento. Torniamo al combattimento. Allora lui deve per forza salire e prendere i barili. Non ci arriva? Ah, proviamo il tubo. Sì, così ci arriva. Così lui ci arriva. E lanciamo verso le banane però. Ah, non ci arriva. Sarò là. Dalla più vicini. Ok, così sì. Dai, 100% di sì. Allora 4 barili di dinamite sono 2000 danni, quindi gliene dobbiamo fare. Abbiamo colpito altri con lui. 1000 danni con i nostri eroi. Eroi che però si dovranno anche difendere dagli attacchi degli altri mostri. Degli altri mostri. Degli altri rabbi. Mostri, dai, sono carini. Possono essere, allora, considerati proprio mostri. Proviamo a eliminarne uno. Miele, buono. Ah, a parte il critico, sempre piaciuto. Proviamo a dividerci a questo punto. Allora, lui da così lontano non gli farà tanto danno a lui. Ma l'attacco a palombella. Ah, non ci arriviamo. Attacca a palombella sopra le banane. Che fa sempre bene.
critico 109. Critico, non possiamo addormentarci. Buona con la sedia. Scusate, mi stai pure maltrattando il microfono. È che io non riesco a essere composta, quindi mi muovo mentre sto seduta perché ne... Passiamo, vediamo cosa succede. Non sto un attimo ferma, mi rischio di far macelli. Allora, decidi di andare ad attaccare. Ma è lei che ti piace? Se picchi la persona che ti piace... Oddio, c'è da dire che... No, c'è da dire cosa? Ci sono più persone che più le tratti male, più in realtà... Non lo so, sai, quando dicono... Proverò a lanciare banane addosso. Vabbè, a nostra non mi Triss. Ascoltate, ma no. forse c'ho qualcosa in frigo. Vediamo se la nostra relazione no. andrà a migliorare. Non voglio avere banane lanciate contro. Beh, è quello che neanche lasciato... mele, neanche nessun altro tipo di frutta. Beh, almeno la banana è abbastanza morbida, voglio dire, una bella mela tosta. Che fai un occhio proprio, un occhio nero. Ok, no, okay. Non ascoltatemi a me quando si tratta di cose coppia. È meglio che evitate. Ok. Portiamo qui. Speravo nel critico, in verità. Perché è rimasto 8 di vita, che è davvero, davvero, davvero poco. Allora, il nostro amicone qui si muove di 12 caselle. Sì. 12 caselle, ad occhio, non dovrebbe riuscire ad arrivare qui sotto. Non ci dovrebbe riuscire, ma tanto che ci andiamo a fare... Non lo so. Perché volevo provare a sparare al nostro... Vabbè, fa 8 danni. 0% di... No, 0%, spariamo le banane così. 29 è sempre meglio di niente, ma a questo punto... Attivo il piedaggio. Occhio d'accio. Se si muove, muore. Ormai sto cominciando a comprendere un po'. Lei invece... la nascondiamo qui. Vai, vai, che in amore vince chi fugge. Barriera, visto che lei io è i consigli, bersaglio. Cioè dovrei aprire una posta del cuore. Sì. Allora, a sorpresa. Niente, il vecchio lo odiamo noi, lo odiano tutti. Non è vero, lo odio il noi vecchio. Lo amiamo, è proprio. Però l'occhiataccia va. L'occhiataccia va. Il suo dovere. 19 danni pure le banane. Vabbè, che non fanno male, non fanno schifo. Escono i bestioni. Aia. Dove sono usciti? Là sotto. Il problema adesso dei bestioni. Non me l'aspettavo questa cosa dei bestioni. Ok, lui deve per forza ritornare. Aspetta. Aspetta. No, non ce la fa! Non ce la fa! Non possiamo lanciare il vero. No, direi proprio di no. Non ce la fa, non ce la fa. Sarebbe stata una grande prova di forza. Se stava da questo lato l'avremmo potuto scavalcare. Invece no. Invece no. Quello che faremo allora è. Prendi un bestione, mandarlo nelle esatto, banane. Trattalo male, lancialo sulle banane. Boom. 40 danni alle banane fuori più dai 40 limiti. Danni di esatto. E la banana. Banana che è un pappagallo. Sì. Vabbè, questi 44 danni sono gratuiti, perché tanto. Vabbè. Il bestione è grosso quanto un braccio di Rabbit Kong. E sicura. Scivola sotto il bestione. Bella, facciamo scivolare sotto il bestione. La vera domanda è: scende. Se andiamo qui, Rabbit Kong ci raggiunge? 12 caselle a me, no. Perché il bestione comunque ci fa 60 danni. Rabbit Kong ce ne fa. Spara le banane. Sì, sto okay. Sparando le banane. Ma forse le banane stanno ormai in range. 1500, no, voglia. Ah. Bisognerebbe mandare l'ultimo. No, l'ultimo ce curare. Ne mancano. Quanti ce ne mancano di barili da mandarci? Due, sono 1000 danni, quindi ne dobbiamo fare ancora. 564. Un po'. Qui.
Teniamolo sopra, teniamolo lontano dall'altro bestione. E spariamo alle banane. Palombella. No, no, teniamocela. E a questo punto curiamo. Tre personaggi vicini, non so quando può risuccedere. Che Dons andrà dall'altro lato. Dove sta andando? Lui si è allontanato perché... Ok, abbiamo fatto... No, 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 ci hanno spostato tutti i personaggi. Però abbiamo fatto bene a curare. Sì. E il bestione scende giù. Ok, ah, danni potenziati. E escono fuori altri nemici. Quelli che saltano, che congelano. Che adesso palle. Il problema suo è... andare dall'altra parte. No, dall'altra parte c'è qui, ma avrei preferito afferrare qualcosa, magari uno dei bestioni per riallontanarlo, però faremo così. Ah. Afferriamo un riparo, sperando che non ci servi dopo. E lanciamo qua, che sono 40 danni gratis. E al prossimo turno si lanciano, si lancia il barile di TNT. Esatto. Sono 30 danni. Questo risale su, ci colpirebbe, mi sa, però. Non può prendere le banane con me. Che taccio. Però sono depotenziati. Non sono depotenziati, una scivolata? No. Quindi innanzitutto loro ritornano sopra per cercare di prendere meno danni. Lui pure può fare la scivolata, no? Sì, che è gratuita, ma non ci serve. Vabbè, sono 40 danni in meno. Vabbè. Non ci serve, perché noi saliremo qui sopra. Andiamo ad attaccare qui a Palombella. Vediamo se ho fatto i conti bene. 43 danni, pochini, perché sono depotenziati. Attacchiamo qui. E dobbiamo ancora lanciare... il TNT. Due barili. Bello. Non serve neanche l'occhiataccia che abbiamo preso qui. Vabbè. Altri bestioni? Lui si muove o... Vabbè, occhiataccia sprecata purtroppo, però... Vabbè. No! No, in realtà no. No, ne abbiamo ucciso uno perché abbiamo preso il critico. Perfetto. Lui. E lui cura. Qualsiasi danno gli facciamo, lui torna a 1000, lui torna a full vita. Lo sai che mi sa che... Va bene, va bene. Però non finisce fuori dal... Ok. Non ho capito se quella vita le banane la perdono. Cos'è, un bestione? Bestione, quello... bestione. O uno scudato? No, no, bestione. No, mi sa che è uno scudato perché c'ha la maschera. No, bestione. Bestione. Altri due. Ma finché stanno lontani i bestioni non no, sono no, un problema. Allora... partiamo da lui. Lui va di TNT. TNT, la prendiamo da qui. Ci portiamo qui. E lanciamo. Perfetto. Direi che... è un tiro che prendiamo tutti, guarda, quindi... Che fai? Non lo fai? Allora, quello che voglio notare è se questi 77 punti vita che gli abbiamo fatto... la fontana li perde per darli 74, sì, sì, guarda. Quindi possiamo levare punti vita a lui in modo alla... tale, a Big Kong, in modo tale che la fontana si tolga punti vita per curarlo. Esattamente, questa qua è una cosa vabbè, utilissima. Vabbè, adesso noi siamo qua più vicini alle banane, tanto vale sparare direttamente alle banane. Sì, sì. Beh, era utile soprattutto all'inizio. Se l'avevamo dato tutto per il vecchietto, perché il vecchietto attaccando... Certo. Ok, ci siamo, dovrebbero mancare meno di 500. Perfetto, e quindi l'altro barile. Ok, Rabbit Peach la dobbiamo da qua spostare, ma anche Rabbit, ma anche il vecchiettino. Per un motivo molto serio. Ossia? Il bestione potrebbe salire sopra. E far male, far molto male. Qua dovremmo essere... l'occhiataccia? Sicuri, no, saltiamo l'occhiataccia, il bestione sicuramente ci raggiunge. Ah, ok.
E naturalmente io speravo che non andasse a attaccare loro che stanno sul bordo, però andrà ad attaccare loro che stanno sul bordo e che cadranno di fuori perché lui critta sempre. 100. Ok. 100. 100. No, no, no. No, 70. Allora, lei mi sembra che ha ancora due turni per curare, eh. Niente. Ci prenderemo anche un colpo qui. Vabbè, lui almeno sta a 230 però. Cioè, se andava a prendere lei era peggio. Ah, quello là sì. Lui si muove e basta. Allora, vediamo. Allora, lui deve prendere questo e lanciarlo. Sì, ma secondo me lo lanciamo su di lui. Perché ha meno di 500 punti vita. Ok. La fontana. Quindi lo curerà di 492 e la fontana dovrebbe morire. Ah no, l'ha curato comunque di 500. Va bene. Ok. Mi scappa? Prendo tutto. Ah, alla fine era abbastanza fifone. Ma no, fifone no, semplicemente sta esplodendo tutto. Se la sta dando a gambe le ore. Ma noi siamo bloccati. E pensavamo di essere arrivati alla sfida finale. Preciso. 6, perfetto. Ok. Ah, 3 punti e nuove armi. Benissimo. Allora, direi di controllare soltanto l'equipaggiamento. Abbiamo registrato davvero tanto, abbiamo solo mezz'ora, quindi probabilmente taglieremo gli episodi. Ah, ok, sì. Tagliando gli episodi, siccome verranno corti, andiamo avanti, finiamo questi dialoghi, potenziamo, compriamo le armi, potenziamo i personaggi e poi ci salutiamo. State tutti bene? Lui ci sta. Il vecchietto c'è, anche se è un po' acciaccato. Ma era già dell'80 prima. Benissimo, il tempio è crollato e ora siamo incastrati in queste simpatiche caverne sotterranee. Ma dov'è Rabbit Peach? Non pensi ci siano degli strani esseri talpa qua sotto, vero? O dei millepiedi giganti? Io odio i millepiedi giganti. Chi è che non li odia i millepiedi giganti? Ahimè, anche la pallida luna riesce a malapena a penetrare questa coltre di buio. Che poetico. Inizio a non vederci più, che le parole non hanno più senso. Inizio a dimenticarmi di come sono fatte le cose in superficie. Aiuto! Madonna santa. Rabbit Peach sta iniziando a dare di matto. Rabbit Peach, dove... Lei si fa i selfie. Ah. Guardala. Rabbit Peach, pensi alla tintarella di luna in una situazione simile. Dovresti goderti gli attacchi di panico come faccio io. Sai che qua giù non c'è campo, vero? Adesso gli fai venire il panico. Basta, diamoci una calmata ora. Rabbit Kong è ancora là fuori a gestire col pugno di ferro il mercato delle banane. Abbasso il capitalismo. Dobbiamo stare attenti e trovare il modo di uscire. Dopotutto è un classico dungeon, dotazione standard inclusa. Ok, centro battaglia al volo. Elenco abilità che è più complicato. Ecco qua. Potenziamo l'occhiataccia, 150% di danno. Che ci piace. Andiamo su di lei, 5 punti addirittura. Aiuterei. Potenziamogli la vita che ancora non abbiamo. Fight... Ancora non abbiamo potenziata. E teniamoci lì per le cure. Parecchio profisco, ecco. Sì. Non mi veniva la parola. Allora, su di lui. Avevamo detto che volevamo potenziare questo. Ok. E dopodiché a questo punto... Ah, guarda, lui addirittura può farlo due volte l'attacco occhiataccia. Buono. Ok, adesso che abbiamo il 100% di danno, sarebbero 3 attacchi addirittura. Non male per E niente. Potrebbe farlo prente un turno sì e un turno no. Quindi direi che i prossimi 6 punti a lui... Saranno questi. Ci piace. Ok. Armi. Potenziamo. Armi. Tra parentesi, loro ancora non avevano, mi sa, potenziare tutte le secondarie. Che figa questa. Questa? Hai balzellosi, ce la posso fare. È il pupone. Eh? È un pupone. È un bradipo.
Ah, ecco perché c'è il coso, questo qua, un banana rang robotico adatto al dolore, iperpotenziato e occulto, o per gli amici, Bradipo. Mentre quest'altro è, attenzione, il puntatore ultra particellare a ondate neutroelementari a forma di banana è ancora in fase sperimentale. Questi qua si chiamavano salsicciatore. Allora, però questo qui... vogliamo cambiare? Andare... Lo sai che questo qui non mi piace perché l'ustione può passare sopra i nostri personaggi. Ok, allora andiamo su il Bradipo. Vediamo loro. Quella di Rabbit Peach. Il tempo di vincere. Che va contro i bestioni. L'astro risucchio. E fa danno da miele. Possibilità miele il 70%. Cambiamo? Danno da spinta. Perché è tempo di vincere. Che vuol dire? Perché col miele non si vinceva. Ma no, il tempo di vincere, tra parentesi, è quello da mille, no? Da mille, no. Astro di succhio o terrore. Ah, oddio, era il nome di un'arma. Io pensavo fosse una tua frase che avevi detto in questo momento. Astro di succhio, dai, rimaniamo sul miele. Il miele vincente. Sto dicendo, perché col miele non si vince. Allora, e con lui torneremo sulla crocco da cantiere con il bucatrice. Ma questo più che una crocco da cantiere è uno stendino. Sì, è un bucato. Giusto. Tra parentesi, spero che quelle non siano le sue mutande. Oh. Potevo potenziare un'arma secondaria. L'arma secondaria che leva di più è questa, qui. Ma le altre stanno potenziate a quella da 1000? Perché le altre, sì, stanno potenziate a quella da 1000. Stava potenziata a quella da 1000. Ok. Donkey Kong. Balzellosi o evocatori. A te la scelta. Ma gelosi erano quelli che... saltavano... forse evocatori? Evocatori. Perché gli evocatori a me stanno sulle scatole quelli col fatto che evocano altri nemici. Okay. Quindi se te li riesci a togliere il prima possibile è meglio. Almeno io la penso così. Allora, qui ci lasciamo. Il bastone del nostro vecchiettino c'ha anche il un calzino. Nuovo calzino. Giustamente, è uno stendino. Esattamente. Episodio privo di presentazione perché naturalmente era... ci sarà un taglio su questa mega registrazione. E... Ci lasciamo qui. Ci vediamo al prossimo video. Non vi dimenticate di lasciare un like, di commentare, di mettere mi piace alle nostre pagine su Instagram. Siamo attivi comunque su Facebook. Cercateci. Hashtag tubonubo. Cercateci da tutte le. Dovunque, tranne su siti che solitamente si entra in modalità in incognito. Ciao a tutti. Le perle di dritto.